Ciao ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro fantastico episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi porto a conoscere l'ultima nazione del Sud America. Sono in Ecuador, partendo dall'Amazzonia. Godetevi lo spettacolo. Hasta luego! Ragazzi, buongiorno a tutti. Per i prossimi 4 giorni vi porterò in un viaggio on the road dove passerò per 5-6 diverse località in Ecuador. La prima località, questa alle mie spalle, questa montagna maestosa che ha la forma di un naso, infatti si chiama The Devil Nose, il naso del diavolo. Non solo per la forma delle narici, soprattutto per uno dei treni più pericolosi del Sud America che passa lì sotto. Da una parte arrivano le rocce che quasi graffiano le finestre del treno, mentre dall'altra parte c'è uno strapiombo di più di 200 metri. Sono arrivato sulla montagna più alta dell'Ecuador, chiamato il Chimborazo. Una montagna... Wow! La mancanza d'ossigeno mi ha fatto un attimo girare la testa. Il Chimborazo è la montagna più alta che possiamo trovare in Ecuador, con un'altezza che supera i 5.000 metri. Adesso proseguo sul percorso e cerco di arrivare al base camp, che è alla base di tutto il blocco di gelo, perché oltre non si può andare. C'è un vento assurdo. Fa un freddo incredibile, ma continuiamo. I venti sono molto forti e si prospetta anche pioggia, che dall'altro lato stanno arrivando delle nuvole, quindi mi hanno bloccato, non posso andare oltre e mi godrò la vista da qui. Freddo fuori è una cosa incredibile. Comunque l'Ecuador, come ultima destinazione del mio viaggio in Sud America, è anche uno di quelli che mi sta riservando un clima molto particolare. Il cielo è quasi sempre grigio, c'è tanta pioggia, tantissimi venti, freddo, quindi è una delle destinazioni qui dove realmente sto avendo più problemi con l'itinerario a visitare posti per le avverse condizioni climatiche. Però non mi fermo e cerco di mostrarvi i suoi posti più belli. Mancano altri 3 giorni fino ad arrivare a Quito, alla capitale, e nei prossimi giorni vi porterò in una delle zone più caratteristiche, l'Amazzonia. Non vedo l'ora di andare lì. Quindi ragazzi, riscendiamo e troviamo un albergo per passare la notte. Buona notte! Kai masamus kamanda nyuka shuti mikang margot kunang kai punjai pi kang gunata kai nyukan chuwing kau se gunata di kuce sa kacangaron chi kai nyukan chi emprendimento kui wasi kai nyukan chuwing asu au pichina gunata kai nyukan chi tushuna gunata kai punjai kai awina gunata kai nyukan chi. Un'altra giornata in macchina, 2 ore di viaggio e mi sposto da Baños de Agua Santa a Puyo, che è una città all'interno dell'Amazzonia. Il paesaggio intorno a me è cambiato completamente. Abbiamo un fiume sulla destra e siamo completamente circondati da montagne, natura. Wow, guardate questa cascata! Sono arrivato a Caicocha, Puyo, nell'Amazzonia equatoriana. Vado a conoscere una comunità indigena che ha sempre vissuto all'interno dell'Amazzonia, quindi di una delle foreste che può essere definita pericolosa, dove stanno tantissimi animali di qualsiasi specie. Lasciamo la macchina qui attraverso questo ponte, che si può raggiungere solo a piedi questo posto, niente macchine, niente moto, nessun mezzo di trasporto. Attraversiamo il fiume e andrò a conoscere le persone che mi aspettano dall'altro lato. Seguitemi. Thank you.
Adesso proviamo una bevanda classica fatta a base di yuca che mi hanno dato come benvenuto. Oh, questo ha un sapore fortissimo, sembra un po' come un latte o uno yogurt. Este material está construido por las palmas que pueden observar y a la vez al unirle se le pule con una arena para que el hueco se vaya formando o las líneas. Este es el dardo elaborado igual de las plantas de la selva. Nada más, y el cuerpo semi atrás. Adesso è arrivato il mio momento, vado lì e provo l'arma silenziosa. Vieni, vieni. Inalare un fiato. Ok. Ah, si è pesantissimo. Tiriamo il fiato in dentro, dopo soffio e da qui uscirà il dardo. Ho lanciato il dardo, questo è il mio, non sono riuscito a centrarlo, mentre invece il ragazzo l'ha buttato dritto al cuore del pappagallo, anzi. Tutta questione di allenamento, no? Viene chiamata arma letale silenziosa perché non si sente e consiste in questo tubo che in questo caso è lungo quasi 2 metri e il ragazzo con questi dardi si mettono all'interno, soffi e colpisci direttamente la preda. Molto spesso la bagnano con un piccolo veleno in modo tale da addormentare la preda, se la portano e poi dopo la mangiano. Costumi locali, sono pronto per fare una tipica danza con le persone. Io sono l'uomo che deve intonare la musica per le donne per fare il loro ballo, sempre dedicato agli dei. Andiamo. Totalmente diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai visto fino adesso. Vivere all'interno dell'Amazzonia è molto complicato, mi dicevano, uno per le condizioni meteorologiche che cambiano rapidamente da pioggia a vento, freddo, caldo. In questo momento fa caldissimo, prima era venuto il diluvio, ma si è calmata la pioggia. Poi mi hanno detto che comunque ci sono tanti animali che possono essere abbastanza pericolosi e soprattutto la cosa più assurda è che sono completamente lontani dal centro, però il governo dell'Ecuador gli ha messo a disposizione dei trasporti tramite aereo nel caso qualcuno non sentisse bene o c'è qualche problema, quindi da una parte vengono anche salvaguardate un po' le popolazioni che ancora vivono qui. Continuando il percorso attraverso l'Amazzonia dell'Ecuador sono entrato in una fattoria dove producono il cioccolato. Il signore mi ha dato una ciruela, una rasana, che è una frutta che nasce solo qui all'interno dell'Amazzonia. Assaggiamo? Vediamo un po'. Puoi lo mordere? Certo. Esatto. Oh. Ah, è acidissima. Questo è il yogurt. Appena aperto il cacao, adesso prendo un pezzo, una bacca. Questi hanno esposto come l'occhio. Sì, ok. Ha tutta la patina bianca intorno, si mette in bocca e si succhia tutta la parte esterna. Sin masticare, solo cipando o no? E sono ricco. Non so se sarà pessimo. Más.
Come ultimo passaggio, tolte le bacche di cacao dal fuoco, si mettono qui sul tavolo e automaticamente mi fa vedere, si capisce che sono cotte perché facendo così si sbucciano, si toglie la pelle e questo è cioccolato puro. Questo è 100% amaro. 100% amaro, come piace a me, senza zucchero. E adesso l'assaggio, però. Sicuro? Sì, è sicuro che è È completamente diverso dal cioccolato industriale, quello che compriamo noi tutti i giorni. È molto più amaro, con queste nocciole all'interno, però un sapore che è diverso, un sapore unico. E mi diceva che mangiarlo così fa molto bene al colesterolo. Adesso gentilmente mi lascia lo spazio per l'ultima parte del processo, dove vengono messi i chicchi di cacao all'interno di questa macchina, di questo macino, e girando, senza osso è più facile, invece è bello duro, girando si macinano i chicchi di cacao ed esce il cacao sotto che vediamo. Un po' come la nostra carta argentata, c'è la hoja di bicao. Bicao è questa pianta dove si prende questa foglia verde, dove all'interno vengono conservati cibi sempre freschi. Infatti in questo momento il cacao che abbiamo frantumato si trova qui all'interno di questa foglia, lo sta spalmando e per conservarlo più a lungo lo avvolgerà all'interno della foglia e lo mette in un posto fresco, così si mantiene. La sensazione è quella di mangiare il caffè macinato così crudo, è amarissimo, però il sapore di cioccolato è veramente forte ed è unico. Ragazzi, che bontà, che bello scoprire queste cose, che bello assaggiare queste cose in natura appena preparate. Penso di aver assaggiato la cioccolata più buona del mondo, perché l'Ecuador la cioccolata è veramente buona. In più questa è naturale, appena fatta, 100% fondente, meglio di così non si può niente. Quindi penso abbandoniamo qui e ci dirigiamo verso la prossima destinazione. Bueno, yo soy de aquí, de la Amazonía. La vida aquí en la Amazonía es mucho más relajante que vivir en cualquier ciudad del Ecuador. La gente no sabe lo que es estrés, porque aquí camina todos los días. La gente se dedica a la agricultura, a la ganadería. Realmente es un paraíso. Mucha gente desconoce lo lindo que es la Amazonía. Es lo mejor que tenemos. Es el pulmón del Ecuador. Homero, ¿dónde me está llevando ahora? Estamos yendo en este momento a comer el chontacuro. Es un animalito que crece en las palmeras de la Amazonía. Ragazzi, vi faccio vedere qual è questo animalito di cui lui sta parlando. Siete pronti? Ah, sono dei vermi che crescono nella terra. Te li prendono, te li lavano, fanno una specie di spiedino e te lo fanno alla brace. Che farò, lo assaggerò oppure no? Ho assaggiato tutto nel mondo qui, dai, uno così alla brace lo assaggio e poi faccio un bel platano maturo con il formaggio. Sì, lui è il mio autista che mi sta accompagnando in questi 5 giorni di viaggio, una persona fantastica, ci stiamo divertendo veramente tanto. Inizia lui a mangiarlo, questo fa benissimo per il mal di gola, per il corpo, per le ossa. Adesso è arrivato il mio momento, prendiamone uno. Grazie, ho un liquido dentro molle, ma solo il pensiero che mi sto mangiando questo animale mi sta dando il volto assomaco, quindi non mangio questa. Bueno, ma sta bene assim para mim. Le mie domande stupide a volte da viaggiatore. Mi hanno portato una tazza con dell'acqua bollente, avevo chiesto un caffè. Ho guardato la signora e ho detto, signorina, scusami, ma il caffè perché è bianco? Ha detto, no, no, ha detto, quello è solo l'acqua calda. Il caffè è questo quello buono. 4 gusanos e un chuzo cuesta 3 dollari. Si chiama chontacuro. Estos están en las palmeras. ¡Eso! ¡Estamos listos, volando en el
Maciel dell'Ecuador. Viva la vita, ragazzi! La vita è fantastica, viaggiare è la cosa più bella che esiste al mondo e prima o poi visiterò tutto il mondo. Questa è una promessa che faccio a tutti voi, e vi porterò con me. Una cosa assurda che tutti voi dovete sapere: all'interno delle gallerie d'Ecuador piove e ci sono le cascate, perché le montagne all'interno non sono rivestite, quindi è roccia viva, piena di vegetazione, spesso si passa sotto le cascate, è fenomenale. Sono sceso e voglio un attimo vedere quello che sta succedendo. Vabbè ragazzi, niente di che, crollata parte della montagna, però a parte questo rimuovono le pietre e ci fanno... No vacation's been more heaven since. Dopo le cascate del diavolo, guarda, le cascate si chiamano il Mantos della Novia. Il modo in cui funziona questa carrozza che ci porta dall'altra parte della montagna è molto sicuro. Abbiamo il ragazzo dietro che sta guidando sul motore di un camion appoggiato a terra, c'è un po' di benzina dentro nella tana che ritiene una leva con la quale accelera e frena per farti spostare su questo cavo che ti porta dall'altra parte della montagna. Cioè, questioni di sicurezza, siamo al 100% qui. È una cosa incredibile a volte come funzionano le cose in Sud America. Ragazzi, la vista da qui su è fantastica. Stiamo andando direttamente alla cascata e non dimenticate che di là c'è il tipo che accelera e frena. L'Ecuador è un posto a me sconosciuto, ragazzi, ma che mi sta rubando una parte del cuore con le sue bellezze e la sua natura incontrastata, soprattutto la zona dell'Amazzonia. Non tante persone pensano di venire a visitare questi posti, però a tutti consiglio vivamente di venire perché ne vale la pena. Cioè, guardate qui, cascate ovunque, animali, c'è di tutto e di più. Quindi ragazzi, venite in Ecuador a visitare questo bellissimo, gracias, questa bellissima nazione che vi divertirete. La strada per mangiare siamo fermati al ristorante Ricco Pollo, che significa pollo delizioso. Entriamo all'interno e vediamo un po'. Sicuramente faranno pollo ed è sicuramente buonissimo perché qui è organico, ha un sapore molto diverso da quello che abbiamo in Italia, molto più squisito. Siamo arrivati alla nostra penultima destinazione. Bene sì, domani è il mio ultimo giorno in Ecuador. Sono in questo pueblo chiamato Quilotoa, alla base della montagna dove saliremo domani oltre i 4000 metri d'altezza. Stavo chiedendo al driver se dopo troveremo un posto dove cenare, anche un supermercato, una qualsiasi casa per comprare dell'acqua, perché siamo nel mezzo del nulla. Mi sembra... cioè, è una città fantasma, non c'è niente. Ci sono giusto una decina di luci contate e qualche casa che non sembra neanche una vera e propria casa. Quindi entriamo all'interno per questa nuova avventura. E la cosa da notare subito qua è il clima, che fa veramente freddo, perché comunque siamo oltre 3000 metri d'altezza al momento. Buona fortuna a me, un'altra notte gelida dall'Ecuador. Ciao ragazzi! Hola. Muy bien, gracias. Giornata in Ecuador non potevo che visitare la capitale, Quito, che è la capitale più vecchia dell'America del Sud. Si trova ai piedi delle Ande a 2850 metri d'altezza ed è una capitale, a parte essere la città più grande dell'Ecuador, costruita totalmente sulle rovine di una città inca. In questo momento mi trovo alla Plaza dell'Indipendenza, oppure la Plaza Grande, ossia uno dei luoghi principali dove è avvenuta l'indipendenza dell'Ecuador, di questo stato, perché prima era anche parte della Grande Colombia, che poi si è divisa con il passare del tempo. Dal Mirador, ossia la parte più alta di Quito, si vede una vista fantastica della città, che questa è la città più popolata dell'Ecuador, con oltre 2 milioni di abitanti. Alle mie spalle possiamo vedere la Vergine Maria, che mantiene una catena e sta schiacciando con un piede un serpente. Questa è una delle rappresentazioni bibliche dell'Apocalisse che troviamo in uno dei libri.
Sono venuto nel posto più unico, locato a 45 minuti dalla capitale. Mi trovo alla latitudine 00, ossia mi trovo sulla linea dell'equatore. Questa che vedete alle mie spalle è la linea perfetta dell'equatore, e mi diceva il ragazzo che questo è anche uno dei punti più alti dove ci troviamo. E stando al centro di questa linea, poiché mi trovo tra i due emisferi diversi, qui si pesa anche un chilo in meno, e addirittura la gravità dal lato destro al lato sinistro cambia completamente. Ragazzi, questo posto è chiamato la metà del mondo perché mi trovo proprio sulla linea dell'equatore che divide il mondo in due parti. Posso dire di essere venuto anche qui. Sono stato nella parte più sud del mondo, la parte più nord del mondo e la parte centrale. Le sto facendo tutte lentamente. Ragazzi, dalla metà del mondo è tutto. Se il video vi è piaciuto, come sempre, non dimenticate di lasciare un like, un commento e soprattutto iscrivetevi al mio canale, Loud Travelers. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!